Grazie, buongiorno a tutti, buonasera a alcuni forse. Grazie ai nostri amici del Centro Studi Americani, dell'Aspen Institute, dell'European Council per l'invito a partecipare alla conferenza di oggi. È un vero onore essere qui con voi, con il Presidente Di Gennaro, l'Ambasciatore Terracciano, e il Presidente Tremonti. Visti gli sviluppi in corso in Russia e Ucraina, le questioni davanti a noi sono di grande importanza. Riguardano la pace e la sicurezza in Europa, ma anche il tema dei confini internazionali. Innanzitutto vorrei sottolineare che ciò che il presidente Biden ha dichiarato quando ha incontrato il presidente Putin a Ginevra lo scorso giugno. Gli Stati Uniti puntano a relazioni stabili con la Russia per trovare aree di convergenza in qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU per affrontare la crisi climatica, trattare questioni artiche e creare stabilità strategica. Questo è il motivo per cui è importante dare uno sguardo più ampio alla Russia in forum come questo di oggi. Ed è in questo spirito che abbiamo costantemente parlato delle due strade che la Russia può scegliere nella crisi attuale con l'Ucraina: dialogo e diplomazia, oppure un'ulteriore escalation. Nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno intrapreso sforzi sinceri per perseguire la strada della diplomazia, che noi preferiamo di gran lunga. Abbiamo lavorato in stretto contatto con i nostri alleati e partner per garantire che si parlasse con una sola voce in difesa della sicurezza dell'Europa e della sovranità dell'Ucraina. Lunedì sera il presidente Biden ha parlato con i leader europei, tra cui il presidente Draghi, per continuare la coordinazione a alto livello. L'Italia è un importante partner e alleato transatlantico ed è stato fondamentale in questi colloqui a tutti i livelli. Insieme aderiamo al principio che non vi possa essere nessuna discussione sull'Europa senza l'Europa, sulla NATO senza la NATO e sulla Ucraina senza l'Ucraina. Gli Stati Uniti, gli alleati e i partner sono fermi nel respingere alcune delle proposte della Russia che crediamo siano contrarie al diritto internazionale e ai principi costituenti della NATO. Non permetteremo a nessuno di chiudere la politica della open door della NATO, che è sempre stata centrale per l'alleanza. La politica estera dell'Ucraina deve essere decisa dai suoi cittadini, non da Vladimir Putin. Ma come il segretario Blinken ha indicato di recente, questa crisi, nella sua essenza, è dovuta al rifiuto della Russia per un'Europa che è unita e libera. È la Russia che si allontana dagli accordi che hanno mantenuto la pace in tutto il continente per decenni. Permettere alla Russia di violare impunemente questi principi sarebbe un ritorno a un'epoca molto più pericolosa e instabile e manderebbe un messaggio che questi principi sono sacrificabili. Finora la Russia ha adottato l'approccio per continuare ad aumentare le tensioni. La Russia ha ammassato più di 100.000 truppe ai confini dell'Ucraina. La leadership russa sta gettando le basi per creare un pretesto per l'invasione, anche attraverso il sabotaggio e la disinformazione. Ci sono altri segnali preoccupanti, tra cui il movimento di truppe in Bielorussia, che confina sia con la Russia sia con l'Ucraina. Noi vogliamo la pace, siamo impegnati con la diplomazia e per ribadire la via diplomatica rappresenta l'unica soluzione duratura per la sicurezza Russia, Stati Uniti e Ucraina. Let me just highlight this in English. We want peace. We are committed to diplomacy
and we have made clear that the diplomatic path provides the only durable solution to peace and stability in Europe, the United States, and Russia. Tuttavia, se la Russia rifiuta la diplomazia e viola ulteriormente l'integrità territoriale ucraina, saremo totalmente alienati con l'Italia e gli altri nostri partner e alleati. Imporremo misure dure nei confronti della Russia, comprese dure sanzioni economiche. Insieme ai nostri alleati e partner risponderemo con forti misure che infliggerebbero costi significativi all'economia e al sistema finanziario russi. E rafforzeremo i nostri alleati della NATO sul fianco orientale, verso i quali abbiamo un obbligo sacro, con una presenza aggiuntiva di truppe, come ha riferito il Presidente Biden il 19 di gennaio. Abbiamo ancora l'opportunità di costruire un rapporto costruttivo che non sia basato su crisi e ostilità, se Putin sceglie questa strada. Grazie ancora per l'invito e per aver organizzato una conferenza così importante. I look forward to the discussion on this very important topic, and thank you very much again for the invitation.